Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Pokémon Mystery Dungeon. Allora, la scorsa volta, mentre che lascio scorrere un po' il dialogo, perché ragazzi questa sera sto registrando esattamente il giorno prima e sono veramente distrutto, quindi non ho voglia di mettermi a fare le voci, scusate, però è veramente tardi e devo far uscire il video domani. Tra l'altro a fine settimana pubblicherò, per chi fosse interessato, anche qualcosina riguardo il futuro del canale. Comunque, da quello che stiamo leggendo, bene o male, Magnezone è venuto a scoprire che anche Mesprit è stato derubato da Grovyle e, niente, ora stiamo dicendo al signor Chatot che siamo stati completamente inutili e anche pessimi nell'aiutare Mesprit a difenderlo, perché Grovyle era stato troppo forte. Ok, ora stiamo letteralmente utilizzando il cristallo di Bidoff per ottenere il nostro capogiro solito e vedere cosa si cela all'interno della grotta di cristallo. Eccolo qua. Oh! Eccolo qui, Azelf, che a quanto pare è qui con Grovyle. Anche questa volta Grovyle cercherà di rubare il nostro ingranaggio antico. Ora che abbiamo descritto tutti un attimino cosa abbiamo visto, credo proprio che Chatotit ci manderà alla grotta di cristallo a vedere se effettivamente è già successo, dovrà succedere, sta succedendo nel mentre che ci stiamo dirigendo lì. Beh, non lo scopriremo mai, direi che è tempo di andare a vedere. Allora, finalmente ho finito i 70.000 dialoghi che dovevamo fare e dobbiamo andare appunto alla grotta di cristallo. L'unica cosa che cambierei del nostro team è il Carnivine, che non ci azzecca assolutamente nulla e boh, non è che mi ispiri molto, eh. Poi vabbè, di tipo erba, che insomma, capirai, fanno veramente schifo. Però in teoria la scorsa volta avevamo recuperato paio di tizi veramente strong, forse era Ninjask, può essere, e comunque al 27, l'elettro lo abbiamo, o recuperiamo il Taurus, però è al 20, non mi sembra il caso, quindi prendiamo il Ninjask, che comunque potrebbe esserci d'aiuto. Carina questa entrata, devo dire, non mi dispiace, sembra tipo una bocca, magari se ci fosse una faccia sopra sarebbe l'ideale. Una bocca da cui tu entri e poi ti godi la grotta con i cristalli. E ora andiamo nel dungeon a scoprire cosa c'è. Ah, un Burmy. Beh, almeno abbiamo tolto Carnivine, che sembra completamente inutile in questo dungeon. Un Beldum, ok. Un tipo fuoco non mi sarebbe dispiaciuto. Ecco, una cosa che dobbiamo assolutamente fare immediatamente è levare gli attacchi inutili dal tizio. E Bonanza Spada gliela lascio giusto perché gli boosta l'attacco e quindi fa più danno e potremmo... Ragazzi, potete killare col Beldum, per favore? Grazie. Un'eternità, ma ce l'abbiamo fatta. Guardate un po', le scalette sotto dove eravamo. Beh, dai, almeno è spawnato solo un Graveler da quella trappola, che tutto sommato non è neanche male in quanto abbiamo Squirtle. Oh, anche Beldum vuole unirsi a noi, buono. Però mi sa che anche lui dovrà attendere insieme a Wormadam. Sto notando che i Wormadam hanno veramente pochissima vita. Un Riolu. Bello, questo mi piacerebbe averlo nel team. Beh, che culo, ho scelto la strada giusta a sto giro. Oddio, abbiamo cambiato il dungeon. Guardate com'è tutto rosa. Fermi, ho visto una mela, eccola qua, mia. Che poi ho fame e non le ho, mamma mia, che culo. D'altronde l'abbiamo scampata una volta, la seconda dovevamo per forza fare così. Comunque bella sta meccanica di autodistruzione che distrugge le pareti, io non la sapevo. L'unica stanza che non ho visitato ovviamente è quella con le scale, incredibile no? Vabbè, con quale culo ragazzi? Aspetta un attimo, plot twist! Wormadam ne fanno di danni, fermi tutti e li obliteriamo prima loro. Sto morendo ragazzi, questo è un problema. No, non voglio un altro Wormadam, ce l'ho già, dai. Vai Squirtle. No, Squirtle, hai attaccato quello sbagliato, ma che fai? Che culo. Oh mamma, ma anche Squirtle è leggermente con poca vita. Però va bene, ce la siamo cavata. Oh no. Buono. Si Viper non dovremmo avercelo già, quindi facciamolo unire. Oh, mi ha portato anche una mela, gentilissimo il ragazzo. Ora attacchiamoci le scale, recuperiamo gli HP come al nostro solito e poi passiamo. Però devono smettere di venire a disturbarmi. Oh, un'altra mela. Che culo. Piano meno 8. Let's go. Oh, scale. Ah, stiamo morendo di fame, quindi strumenti. Una bella mela cicciotta. E se la mangia tutta il nostro Munchlax.
No, mi hanno imploso il Ninjask, poverino. E mo? Ho un compagno in meno. Oh, antro di cristallo. Ci siamo, ragazzi? Ah no, siamo a metà. Uffa. E invece no, c'è una storia da fare. Quindi probabilmente qui è dove erano arrivati Bidoff e gli altri. Vediamo un po' se il nostro Munchlax svolta la cosa. Si ricorda del fatto che avevamo effettivamente fatto qualcosa con la statua di Groudon. Anche al deserto siamo entrati nelle sabbie mobili, quindi non vedo perché qui non dovrebbe esserci qualcosa. Probabilmente dovremmo spingere qualche cristallo. Attenzione, Squirtle scopre che toccando i cristalli cambiano colore. Forse serve una combinazione. Oh no, un altro capogiro. Ok, quindi, beh, dobbiamo toccare i cristalli. Vediamo un po' che colori ci sono. Ok, dovrebbe essere blu, penso, il colore giusto. Almeno è il colore di Azelf, quindi spero sia questo. Vediamo un po'. Dovremmo averlo azzeccato. Eccolo. Attenzione, sta per succedere qualcosa. Oh no, una scossa elettrica. Bello sto cristallo, ha creato un'altra grotta, fantastico, quindi c'era un dungeon nascosto sottoterra, bello. E beh, eccoci di nuovo qui, al bivio di cristallo, a fare di nuovo il dungeon. Il signor Bagon vuole subito unirsi alla nostra squadra e noi gli diremo proprio di sì, perché ci manca un compagno in squadra. Io li sto odiando i dungeon, sono tornato al punto di partenza, mannaggia. Certo che è incredibile come io mi faccia il dungeon tutto ogni volta prima di trovare le scale. No, ancora, beh prego, basta. Allora, facciamo di cambio di posto con Squirtle, che almeno Squirtle può attaccare anche dalla lunga distanza. Poi pieno di Wormadam, che schifo. Dato questi sono pure di tipo erba, quindi a Squirtle farà un sacco di male, meglio così. Oh, guarda che bello Electabuzz con la sua scarica che colpisce tutti. Certo, ne fa più nulli che colpiti, però... Niente ragazzi, il Bagon ci ha lasciati. Però il Wormadam vuole unirsi, quindi beh, benvenuto in squadra amico mio, anzi amica mia. Bene, sconfitti tutti. Ciao signor Keklen, come sta? E anche Wormadam ci ha lasciati per colpa di un Froteez incredibile. No vabbè, impazzisco. Dove cavolo sono ste scale? Oramai dovremmo essere in fondo. Ma prima un'altra mela dobbiamo mangiare. Oh no ragazzi, ho perso uno soldato per strada, non me ne ero accorto. Per fortuna ci sono le scalette subito. Oh, un MT? Tanta spada, mamma mia. Meglio se non le prendo più. Ma basta, ma quanti piani ha sta cosa? Oh, finalmente. Lago di cristallo. Qui non c'è assolutamente nulla, però. A parte il lago, ovviamente. Però devo dire che è veramente bello. Ed è lì proprio che risiede l'ingranaggio del tempo, dove sta quel verdino. Attenzione, che succede? C'è per caso Grovyle? Eccolo lì. Non penso, Grovyle, che lo prenderai. Ci siamo noi a fermarti. Ma che sta succedendo? Un terremoto? Oh, eccoci qua, finalmente pronti a combattere contro il Grovyle. Che succederà? Ed ecco qua la battaglia per niente. Perché cavolo è andato... Vabbè, non ho parole. Oh. Allora, lasciamo un attimo Electabuzz. Allora, tra tutti quelli che poteva colpire Grovyle, no? Che ci stai che abbia colpito me. Però c'avevi Electabuzz di fianco, devi colpire me. Ma scusa... Belle ste mosse ragazzi, tutte e due nulle. Bella lì, battuto Grovyle. Effettivamente è stato anche abbastanza facile. Ma abbiamo i Pokémon anche abbastanza livellati in realtà. Anche se ci ha spinti via, non è andata proprio così la battaglia. Lo sai vero Grovyle? Ti abbiamo battuto. Oh, attenzione. È apparso Dusknoir, che l'ha spinto via. Che uomo incredibile. Ma loro si conoscono già. What? Che sta succedendo? Grovyle è scomparso, what? Dusknoir pure. Ma cosa cavolo sta succedendo in questo mondo di Pokémon e persone? Oddio, ma ci ha raggiunto anche la Gilda. Ma com'è possibile? Sono venuti a darci una mano. Che carini. E abbiamo sbloccato anche la grotta cristallo. Ottimo. Bene ragazzi, dato che siamo finalmente arrivati, probabilmente al capitolo dopo, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!